questa sfida pazzesca vinta dalla Lancia nell'83 contro l'Audi. Quindi dico, ma questa è una storia pazzesca che andrebbe raccontata. Play Walter Röhrl, was world champion back then in 1983 when we were shooting, and he's driving for Lancia. And yeah, his character is he's very grounded, so he doesn't identify himself as the superstar he was, so he doesn't really care about winning. He loves to do what he loves, but it's not so much about victory for him. And yeah, and he's an incredible driver. I play Gumpert, the Audi team manager. He's a very skilled, intelligent man, obsessed by technology, and he knows that they actually have the most advanced car, but he will face a lot of problems in that season competing with Lancia. I play Jane McCoy, who is the team doctor, and she lost her father to a racing accident years before. Her father was a racing driver as well. Wants to avoid the world of racing, but she can't resist it at the same time. So when he asks her to join the team, she kind of wants to resist, but she just can't. Il film è stato prodotto da Riccardo, diretto da me, ed è stato veramente un film che abbiamo fatto tutti insieme. È ovvio che ci interessano le persone e il movimento delle persone collocato dentro una storia di macchine, però in realtà quello che è più chiaro nel film è l'interesse di affrontare una sfida impossibile, di trovare qualcosa di sé che forse non hai incontrato prima. Fiorio è stato un grande direttore sportivo e non riusciva più ad arrivare alla vittoria, allora trovare la vittoria dopo tanto tempo è una cosa molto difficile, ci vuole ingegno, capacità, perseveranza, soprattutto talento, è quello che ci interessava raccontare. Sono partito da così mie intuizioni nel stare vicino a Cesare per così tanto tempo. È stato un grande manager italiano. È diventato un po' un'odissea, un po' una sfida anche quella di fare il film, di riuscire a produrlo, un po' come per Cesare di riuscire a vincere quel campionato, un po' Davide contro Golia.